Non mi sono fatto la barba, mi sono accorciata perché sennò le vecchiette mi sbomballavano dicendo ah devi tagliare la barba, devi tagliare la barba. E io ho cercato di spiegargli, però ci stanno delle più giovani che dicono non te tagliare la barba, non te tagliare la barba. E io siccome devo piare i voti dei giovani, le vecchiette faranno il sacrificio e si tagliano la barba. Domani che fai? La gente aspetta. Domani faccio, mi ha comunicato Luciano che faccio dalle 10 alle 10, però io come noto sono ormai da giorni un pacco postale, non ho idea di dove Cristoforo Colombo mi porti, non mi faranno girare tutta Roma come al solito. So che ho un'iniziativa sulla sanità con Nicola Zingaretti, so che ho l'iniziativa serale al comitato con Maria De Lamboschi, so che vado a Piazza San Cosimato alle 10 per fare un giro. Ovviamente voi pensate che io lo so, non è che mi è venuta la memoria improvvisamente, me lo stanno suggerendo, io ovviamente vi trasmetto. Poi vado anche in qualche municipio, però vado a fare il giro di quale municipio? Il primo d'accordo, poi dovrei farne un altro, il 13, vedi? Mi dicono il 13 del municipio, dopodiché è finita la giornata e forse è scritto pure il mio sangue, quindi probabilmente se riesco verso le 10:30, 11, mezzanotte me ne potrei andare a dormire. E ricordiamo a tutti quanti che c'è l'iniziativa dei camper, anche questo me lo stanno suggerendo, però io interpreto i segnali che mi arrivano. Ci sono i camper che girano in tutta Roma con, sapete, Livia Turco, con l'ex questore Tagliente che si occupa di segreti di sicurezza, Livia Turco che si occupa del sociale, ci sarà Lorenzo Baroncelli. Ragazzi, sono lì. Lorenza Baroncelli che gira con un altro pulmino e poi chi altro? Tocci, ci sarà pure Walter Tocci che gira e mi pare che insomma il quadro è quello giusto. Adesso io saluterei tutti i nostri amici, compagni, militanti che stanno qua e mi sono stati accanto, mi hanno sorretto e sostenuto in questo giorno di particolare importanza e adesso però io vi dico buonanotte. Come è del tutto evidente. Ma adesso mi fate guardare i messaggi perché magari una volta che non so. Scusami, ti volevo fare una domanda, scusami, Lucio, non ti voglio rubare i tuoi fan. Ma che i tuoi fan? Ciao a tutti. Ciao. Ciao Dania.